Gli accadimenti in Medio Oriente hanno caratterizzato la 37esima edizione del premio Ischia di giornalismo, che si è conclusa sabato notte all'Acquamino con la conduzione di Paola Saluzzi. Un minuto di silenzio per le vittime dell'attacco terroristico a Dhaka è stato rispettato durante la consegna del premio al gruppo di giornalisti e attivisti dei diritti umani che pubblicano a Raqqa, in Siria, un sito web e pagine di social che testimoniano le violenze commesse contro la popolazione civile dall'ISIS e dal regime di Assad, consegnato dall'assessore regionale al turismo Corrado Matera. Premio Ischia per i diritti umani a Kandundar, direttore del quotidiano turco Cumhuriyet, condannato a 5 anni e 10 mesi di reclusione per rivelazione dei segreti di Stato. Siamo tutti molto addolorati, è stata ovviamente una cosa terribile e condividiamo il dolore per le vittime. Purtroppo questo è il risultato di una politica estera sbagliata da parte del governo turco che va avanti da parecchi anni. Noi in realtà avevamo anche avvertito il governo turco che doveva mantenere le distanze fra i jihadisti e la Siria, invece li ha sostenuti, ha sostenuto i jihadisti, li ha accolti nel nostro territorio e ha poi consentito che tornassero indietro per combattere contro il regime siriano e anche contro i curdi. Premio giornalista dell'anno per la TV a Pio D'Emilia, premiato dal direttore dell'Ansa Contu per i suoi reportage da Fukushima e il dramma dei rifugiati di Serbia a Montenegro. Giornalista dell'anno per la carta stampata Barbara Stefanelli, vice direttore del Corriere della Sera, che ne riceve il riconoscimento, ha detto: dedico il premio a Maria Grazia Cutuli. Penna d'oro della presidenza del Consiglio dei Ministri al Cardinal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Riconoscimento consegnato al Cardinal Ravasi dal Ministro della Pubblica Istruzione Stefania Giannini. Io penso sia importante ritornare ancora al confronto e al dialogo interpersonale e ritornare anche alla scrittura e alla lettura, che sono le due grandi tradizioni che rendono l'uomo più completo e più ricco, senza ignorare la grandezza di questo mutamento che sta avvenendo. Roberto Monti, presidente della Fondazione Premio Ischia, sottolinea l'attualità della rassegna giunta alla 37esima edizione. Il premio rappresenta per il giornalismo una vetrina importante e una ottima possibilità di sviluppo nel futuro del giornalismo. Per l'isola di Ischia sicuramente è una grande occasione di ritornare al centro internazionale dell'attenzione internazionale. Tre premi speciali consegnati a Regina Isabella, riconoscimento a Francesca Fialdini, conduttrice di Uno Mattina Estate, per l'infotainment, a Pierluigi Pardo per il giornalismo sportivo. A Moreno Pecchioli, Arena di Verona, premio speciale Enogastronomia, Giovanni Butitta, responsabile di azione esterna, premio dato da Pasquale Sommese.